da martedì Contigliano non sarà più zona rossa, non lo saranno neanche Nerola, non lo sarà neanche più Fondi, continuerà ad esserlo un piccolo comune del Viterbese che è Celleno e che è zona rossa da alcuni giorni, sempre per una questione legata di contagio legata a un cluster delle case, delle case di riposo. Diamo il buonasera e auguriamo buona Pasqua al sindaco di Contigliano, Paolo Lancia. Buonasera. Buonasera. Buonasera e tanti auguri a voi. Buona Pasqua a tutti. Grazie, grazie sindaco. Ricambiamo in maniera forte con un abbraccio virtuale a lei e a tutta la cittadinanza di Contigliano che ci segue in maniera assidua e che vuole essere informata. Allora, ha passato il pranzo di Pasqua pure in casa. Arriva l'annuncio di D'Amato e della Regione. Niente più zona rossa a Contigliano. Che cosa è successo in queste ore? Come è arrivata questa valutazione, sindaco? Allora, io vi dico proprio l'annuncio di D'Amato, io non l'ho letto dopo di D'Amato. Io ho letto degli annunci ancora informali da parte di Salute Lazio, di una uscita da Salute Lazio, che è un sito che dà ovviamente notizie specifiche su questi temi, però l'annuncio di D'Amato io non l'ho letto, quindi se l'avete letto voi per me è una notizia. Allora, le parole di D'Amato le prendo dalle agenzie, arrivano subito, mi dia il tempo di ritrovarla, sindaco, e arrivo immediatamente, eccola qui. Allora, il 14 aprile si concludono le misure restrittive per i comuni di Fondi, Contigliano e Nerola, lo ha detto proprio l'assessore regionale alla sanità, perfetto, Alessio D'Amato. Perfetto, per quanto perfetto. Riguarda il MOF, mercato ortofrutticolo di Fondi, verranno mantenuti i controlli agli accessi, ma questo ci interessa relativamente ovviamente, ha sottolineato D'Amato aggiungendo, proseguono i tamponi al carceriere Bibbia dove ne sono stati eseguiti ulteriori 70 a tutti negativi, positiva invece un'operatrice appartenente al cluster iniziale assente dall'istituto penitenziario già da 14 giorni, una donna incinta è stata trasferita al Selam Palace del Policlinico Gemelli, prosegue la sorveglianza sanitaria della struttura e la situazione è sotto controllo, proseguono i controlli a tappeto nelle case di riposo e nelle RSA su tutto il territorio, ci fidiamo delle agenzie, insomma sono affidabili, è un'ANSA questa, quindi... Perfetto, chiaramente facciamo il tramite, capisco che poi la macchina burocratica, e ce ne siamo accorti anche con i bollettini, spesso viene ampiamente superata dalle notizie di stampa, però lei giustamente ci ha fatto la precisazione, io le carte, so le notizie informali, ma le carte le devo ancora vedere, ancora. Mi pare di capire. Sì, allora non è che la cosa mi meravigli, certo, nel senso certo. Io aspettavo ovviamente per una questione proprio di, aspettavo che fosse l'assessore a dare questo annuncio. Devo dire che l'assessore D'Amato mi ha chiamato ieri verso le 2 di pomeriggio proprio perché ormai stava maturando questo orientamento e voleva conoscere il mio parere. In realtà su questo ci eravamo già sentiti anche altre volte, non soltanto con lui ma anche con l'ASL logicamente, certo. Ed era in attesa alle 2 di pomeriggio e lui era in attesa di ricevere una relazione sulla quale poi l'ASL Rieti ha lavorato tutto il pomeriggio di ieri fino a sera inoltrata, una relazione che facesse il punto del contagio a Contigliano e alla fine le conclusioni cui anche l'ASL stava pervenendo o era già pervenuta erano che data la natura del contagio e dato il fatto che questi circa 450 tamponi che abbiamo fatto hanno dimostrato che si tratta di un contagio circoscritto agli ospiti e al personale, una parte del personale delle case di riposo, sostanzialmente non ci fosse motivo di mantenere le interdizioni al traffico e la riduzione degli spostamenti per motivi di lavoro, che come sapete è stata limitata soltanto ad alcune categorie nei giorni scorsi. Sì. Per cui questo è l'orientamento dell'assessore, io ovviamente ho condiviso, gli ho ricordato quello che avevo già detto in altri interventi e credo anche con voi, cioè che per me quello che conta e quello che serve a Contigliano non è il blocco del traffico, ma è la presenza della regione forte come c'è stata, come c'è, e lui ovviamente mi ha dato le più ampie garanzie di questo, in modo particolare per quello che riguarda la co-gestione dell'Alcim, che come tutti sapete ormai è diventato un po' un caso esemplare, perché è stato la prima circostanza nella quale un ASL del Lazio ha sviluppato una collaborazione con un comune, prendendo in mano una struttura che era in gravissima difficoltà, dato che era pervasa purtroppo dal contagio in quasi tutti i suoi ospiti e in quasi tutti i suoi operatori,
facendo diventare in diretta questa struttura un centro Covid. Ora la cosa si è messa a regime, cioè davvero una presenza sanitaria significativa, cioè una squadra di operatori, anche infermieri, OSS, eccetera, che si sta ingrandendo mano a mano e che sta funzionando, e per cui a me interessa che tutto questo ovviamente vada avanti, interessa che vada avanti il controllo su tutte le altre strutture di riposo, interessa che vengano fatti possibilmente altri tamponi, e di tutto questo anche ieri l'assessore mi ha dato garanzia diretta e non ho nessun motivo ovviamente per dubitare, e per cui per me conta questo. Sono tornato a dire anche ieri a lui quello che già avevo detto fin da subito, che data la natura di questo contagio non c'è bisogno di interrompere alcuni cicli lavorativi, c'è bisogno al contrario che la gente lavori, perché si sta già profilando, e questo credo che lo stiamo capendo tutti, l'altra grande difficoltà che viene subito dopo quella sanitaria, ed è la necessità di recuperare lavoro e recuperare economia. Questo è il punto. Anche perché, parliamoci chiaro, questo lo dico io, è vero che ci sono i provvedimenti del governo, anche per le partite IVA, per gli imprenditori, però tecnicamente il governo non ci ha messo in mano i soldi, e quindi le persone, volenti o nolenti, debbono tornare al lavoro per questa questione. Ecco, ed ecco perché è comprensibile la preoccupazione del sindaco Paolo Lancia. Assolutamente, ma guardate, non è poi una preoccupazione solo mia. Allora, come sapete, qui non c'è stata un'interruzione. Allora, all'interno di Contigliano tutti i negozi di alimentari, eccetera, sì, sono restati in attività, e questo va bene. La difficoltà l'hanno avuta alcuni nostri lavoratori, autonomi, commercianti, eccetera, oppure impiegati, operai in varie aziende, eccetera, che devono uscire da qui per lavorare. Logicamente loro hanno osservato la cosiddetta quarantena, però adesso anche da parte dei datori di lavoro si fa pressante la richiesta, perché evidentemente sono persone che servono, e di conseguenza abbiamo casi significativi di aziende del ramo farmaceutico, di aziende del ramo alimentare, di varia dimensione, da aziende di medio-piccola dimensione a grandi strutture, che hanno bisogno dei nostri lavoratori, dei nostri tecnici, dei nostri professionisti, e per cui non si può tenere fermo indefinitamente, e siccome l'indagine epidemiologica ha dimostrato che non c'è un coinvolgimento di massa qui del contagio, ma c'è soltanto qualcosa che è restato per fortuna chiuso in ambiti piuttosto ristretti, diciamo, fermo restando tutte le attenzioni possibili, tutte, e poi lo preciserò anche ai miei concittadini, non c'è dubbio che altri possano e debbano andare a lavorare. E questo è fuori di dubbio. Sindaco, facciamo un punto insieme. Credo che adesso abbia avuto il tempo di farsi due conti. Senza stare a fare quella persona è di un altro comune. Quanti sono i contagi nell'orbita Contigliano tra Alcim, case di riposo e quei pochissimi, diciamo, del paese, insomma, ecco. Allora, come sapete, non ci sono state più novità, per fortuna, nessun nuovo contagiato. Al contrario, c'è stato un aggiornamento al ribasso dei numeri, perché una parte degli anziani che erano stati trovati positivi e ricoverati a Casal Palocco, al sì, Covid-3, laggiù, rifacendo nuovamente i tamponi, sono risultati negativi. Facendo un doppio tampone, tutti e due negativi i tamponi, e quindi sono stati rimpatriati, diciamo, per cui ieri sono rientrati qui con le ambulanze, eccetera, quindi condizioni di tutta sicurezza, ma per fortuna sono persone che evidentemente sono uscite da questa spirale, e per cui sono numeri che dobbiamo detrarre. In più abbiamo avuto i primi, che per fortuna i primi positivi che avevamo avuto, che sono diventati negativi, e quindi evidentemente sono usciti dalla malattia, per cui attualmente siamo su un ordine di grandezza attorno a 110 persone. Beh. Di queste 110 persone, di fatto il 100%, escluse due sole, appartengono a questo mondo delle case di riposo. La stragrande maggioranza sono anziani ricoverati, che quindi ovviamente non escono, non frequentano, sono dentro. L'altra parte sono alcuni operatori e le loro famiglie. Le due persone al di fuori di questo mondo sono due persone che hanno preso il contagio, già l'abbiamo detto, già ve l'avevo fatto notare, in ambiti diversi, a Rieti. Sì. E quindi sono situazioni, comunque anche quelle ovviamente circoscritte per la loro natura, adesso è inutile soffermarsi su dati familiari.
Tutto questo ovviamente è stato ben chiaro all'ASL, che di conseguenza non ha avuto difficoltà a relazionare in questo senso, e da questo tipo, diciamo, di contagio era evidente che si potesse usare una maggiore libertà, riconoscere una maggiore libertà appunto a chi deve muoversi per lavorare, fermo restando che si potranno muovere le persone soltanto con tutti i mezzi di sicurezza possibili, usando tutte le cautele possibili. Allora, su questo ci E torniamo tra poco perché sarà l'appello che le voglio far lanciare, anche perché, parliamoci chiaro, martedì finisce la zona rossa, ma c'è sempre il DPCM fino al 3 maggio, quindi gli certo. spostamenti sono sempre quelli e solo Intermedi. necessari, infatti. Assolutamente, assolutamente. No, non è una curiosità nel senso positivo, purtroppo, vorremmo sapere, nei limiti chiaramente del rispetto della privacy, se ha notizie di quel 48enne che abita in una frazione. Che era la persona più, diciamo, al momento più grave, tra virgolette, perché è ricoverata in terapia intensiva, una persona giovane, una persona che ha contratto il virus in ambito sanitario, non c'entrano niente le case di riposo, non c'entrano niente gli altri cluster, ma per motivi Ma lavorativi guardate, purtroppo. Come sta questo questo 48enne? amico, tra l'altro è una persona con la quale io ho fatto il servizio militare, quindi è una persona che conosco e per me è un motivo ulteriore, diciamo, di affezione. Leggo, senza rivelare niente, leggo da post su Facebook, pubblicati dalla famiglia stessa, che sta migliorando. Di conseguenza non ho dubbi che sia così e noi siamo tutti qui a pregare per lui e aspettare che torni. Per cui, insomma, la situazione evidentemente resta ancora seria, però è una situazione che registra un miglioramento. Per cui noi ci auguriamo, siamo certi che presto tornerà anche lui qui e che per cui anche questa vicenda, che è la più delicata di tutte, abbia un lieto fine, insomma, ecco, quello che noi ci auguriamo e quello in cui speriamo fortemente. In bocca al lupo a lui, un grande abbraccio alla famiglia. Insomma, 48 anni, misurarsi Certamente, certamente, certamente. con un ricovero in terapia intensiva non è facile. Sindaco, chiudiamo come le avevo detto, un appello alla cittadinanza e una spiegazione. Finisce la zona rossa, ma ci si sposta sempre per necessità, per la spesa, per motivi di salute e per andare al Allora, lavoro. adesso poi rifaremo anche il punto delle varie ordinanze, eccetera. Ricordiamo che già da prima di questa vicenda la spesa è qualcosa che non giustifica uno spostamento, la spesa va fatta ancora nell'ambito del Del comune comune, e per sì. E fortuna qui siamo serviti di tutto, quindi non c'è nessuno che resta senza qualcosa. diciamo grazie a questi operatori, queste attività commerciali che si sono prodigate moltissimo, soprattutto in questo periodo Assolutamente, difficile. assolutamente. Tra l'altro tutte le attività commerciali, tutte le attività di alimentari ti consigliamo tutte. Stiamo parlando di quattro attività commerciali, due forni Sì. che vendono anche alimentari. Mi sono messo a disposizione la cittadinanza facendo il servizio domiciliare gratuito, quindi rendendo un grande Vero. servizio a tutti. Allora, per quanto riguarda la spesa, eccetera, non sono giustificati spostamenti, dobbiamo stare tutti molto attenti. È giustificato lo spostamento per recarsi nel posto di lavoro con tutta la sicurezza possibile, che dovrà essere mantenuta a cura degli interessati e dei datori di lavoro nei luoghi di lavoro. Quindi non è giustificata nessuna imprudenza. La questione non è chiusa, purtroppo, la No, certo. partita è ancora aperta. Dobbiamo tenere la guardia altissima, questo è un impegno preciso che io ho assunto anche con l'autorità sanitaria, nel senso che ci assumiamo la responsabilità tutti di ricominciare, di muovere nuovamente i primi passi verso la normalità, ci teniamo tutti, non vediamo l'ora, ma allo stesso tempo il contagio è qualcosa che è ben presente e che non ci consente assolutamente nessuna distrazione. Per cui dobbiamo continuare a avere le strade sgombre, dobbiamo continuare a uscire solo per lo strettissimo necessario, le categorie a rischio devono restare a casa categoricamente ed essere servite in casa di tutto quello che occorre loro. Questo è proprio il momento in cui dobbiamo stare attenti perché, come sappiamo, la coda è sempre la parte più velenosa. Noi stiamo andando verso la coda, spero, del contagio, ma allo stesso tempo dobbiamo stare attentissimi e questo lo dico per tutti. E non si abbasserà minimamente l'attenzione nei confronti di eventuali infrazioni e di eventuale altro. Per quanto riguarda la parte più delicata, che sono le case di riposo, io continuerò a tenere in piedi tutti i provvedimenti che ho preso. Non so se sapete, ma sono stato
diciamo così, criticato perché io ho esteso le quarantene obbligatorie anche agli operatori sanitari Negativi. negativi e alle loro famiglie. Stanno in quarantena a Conegliano decine di famiglie dove non c'è nessun negativo. Io mi auguro che restino così, senza, dove non c'è nessun positivo, dove sono tutti negativi. Mi auguro che resti così, ma sono in quarantena precauzionale perché i loro familiari lavorano in ambiti che sono stati comunque toccati dal contagio. Manterrò tutte queste misure categoricamente perché è grazie a queste misure che la cosa è stata circoscritta, oltre che grazie Certo. forse alla fortuna, forse al buon Dio che ci ha dato una mano e che naturalmente noi ci aspettiamo ancora di ricevere. Anche a San Per Michele e a San cui Vincenzo, che sono patrono e copatrono, esatto, che sono eh. i nostri patroni e protettori che sono stati tutti invocati come è giusto che sia, come è doveroso che sia. Per cui nessuno pensi che la pagina è voltata, No, purtroppo siamo assolutamente. ancora dentro. Noi abbiamo comunque 110 positivi su una popolazione di 4.000 abitanti e quindi siamo ben oltre quelle che sono le soglie critiche stabilite dalla Protezione Civile. Dobbiamo stare attentissimi, attentissimi. Per cui questo È per questo che le ho fatto chiudere con questo appello, è l'appello. perché insomma le mie. Assolutamente. L'altra cosa che se permettete vorrei dire, Eh siccome certo, oggi è prego, prego. Pasqua. Pasqua è il passaggio, il transito dalla parte più oscura alla luce. Noi dobbiamo guadagnarcelo questo transito. È un transito verso la speranza e verso una speranza di vita nuova. Nessuna cosa sarà più uguale dopo questa avventura Vero. rispetto a prima. Dobbiamo esserne consapevoli, ma dobbiamo conquistarci questo passaggio. Siamo nel mezzo, vediamo la luce, dobbiamo arrivarci tutti insieme e con tanta, tanta, tanta attenzione e speranza. Questo è quello che io voglio dire a tutti.